Susi Ronchi, è giornalista professionista, ha avuto il ruolo di cronista politico e caposervizio del telegiornale Rai, partecipa a seminari e convegni come relatrice e nel 2017 ha fondato in Sardegna l'associazione Giulia Giornaliste. È impegnata nel contrastare discriminazioni e stereotipi di genere nei media e a promuovere la parità delle donne a partire dalle redazioni. Giulia giornalista conta 60 libere giornaliste unite libere autonome, 60 in Sardegna. Susi Ronchi, in qualità poi di coordinatrice dell'associazione, ha promosso con l'Ordine dei giornalisti i corsi di formazione obbligatoria in cui lei stessa è relatrice. Da oltre un anno è presidente del Comitato regionale delle comunicazioni della Regione Sardegna. Ringrazio Susi Ronchi e le darei la parola. Grazie davvero a voi, a Teresa, l'architetta Teresa De Montis, perché mi ha voluto qui a partecipare a questo ricchissimo momento, che è una crescita culturale anche per me, perché io sono un po' esterna, diciamo anzi abbastanza esterna al vostro mondo. Ringrazio anche la precedente relatrice, la dottoressa Maniga, che mi ha agevolato il compito di introdurre questo tema che è legato alla comunicazione, ma attraverso l'informazione, quindi attraverso il linguaggio, dei media. Io come presidente del CORE, come tutto il CORE, come componenti, siamo cinque e vi cito, la sottoscritta Stella Loci, Alessandro Balzani, Sergio Nubori e Graziano Cesaraccio, ci ritroviamo, quotidianamente a condividere i progetti di contrasto alle discriminazioni, alle disuguaglianze. Il CORE quindi è un organismo politico, regionale che è molto impegnato su questi temi e come diceva l'architetta De Montis, io lo sono anche da anni proprio in qualità di fondatrice di Giulia Giornaliste Sardegna. 2 giorni fa, voglio ricordare, in occasione della giornata mondiale dei diritti umani, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affermato che con l'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che è stata adottata, come sappiamo, il 10 dicembre del 1948, leggo testuale il brano, il testo della dichiarazione, una parte ovviamente, la comunità internazionale si è dotata di uno strumento di portata globale per tutelare i diritti fondamentali di ciascuno, dice Mattarella, ponendo l'intangibile dignità della persona al di sopra di ogni forma di discriminazione e al di sopra di ogni forma di ordinamento. Ebbene, il rispetto e il riconoscimento dell'identità di genere rientra proprio in questo contesto, nel contesto di affermazione dei diritti umani, dei diritti delle persone. Quindi, utilizzare in maniera corretta il linguaggio attraverso le declinazioni di genere significa modificare gli attuali rapporti di potere che il linguaggio presenta. Faccio degli esempi. Usare le parole notaia, sindaca, architetta, ministra, avvocata, queste sono parole né belle né brutte. Guardi, io voglio dirvi questo, ho seguito tutti voi, i vostri interventi dall'inizio. La parola architetta, quindi declinata in maniera corretta, così come viene sdoganato ormai dall'Accademia della Crusca, quindi con la declinazione al femminile, l'ho sentita solo una volta. Quindi dobbiamo cercare di approfondire il riconoscimento della dignità di genere considerandolo come non una parte, ma una parte che fa parte, scusate il bisticcio di parole, del tutto. Quindi dicevo, l'utilizzo di una declinazione al femminile di professioni che sono considerate tradizionalmente maschili, quindi vi dicevo anche lo stesso termine architetta, sono parole né belle né brutte, possono piacerci o non piacerci, però sono parole come tutte le altre che vanno usate perché ci aiutano nella conoscenza della realtà e della società proprio attraverso un uso corretto del linguaggio. Io sostengo sempre che il linguaggio è fortemente coeso con l'evoluzione sociale. Il linguaggio è uno strumento
potentissimo. Noi giornalisti lo definiamo un'arma pacifica, capace di compiere una rivoluzione culturale. Quella rivoluzione culturale che attraverso l'uso corretto delle parole, il riconoscimento delle identità di chi esercita, come in questo caso di architetta, le singole professioni, scardina o riesce a scardinare quella cultura discriminante che alimenta pregiudizi, appunto discriminazioni, disuguaglianze, stereotipi che aprono, ahimè, a forme di emarginazione, di oppressione, di isolamento nei confronti delle donne che si spingono addirittura al compimento di atti, come sappiamo, molto gravi come soprusi, abusi, violenze e addirittura femminicidi nei confronti delle donne, per tornare al riconoscimento appunto dei diritti umani per tutte le persone. Quindi io farei un focus proprio sulla necessità di una rappresentazione mediatica corretta dei generi, non solo delle donne, ecco perché mi riferisco a una parte del tutto, uomini e donne. Quindi questa corretta rappresentazione richiede la tutela del principio della par condicio, di una pari visibilità, una parità nella rappresentazione e nella rappresentanza negli organi di informazione. E questo purtroppo non accade, guardate, siamo ben lontani da una presenza equilibrata di uomini e di donne nei media. Io vi do alcuni dati recentissimi. In 20 anni, partiamo dal 1995, oltre 20 anni, la presenza femminile nei media tradizionali è passata. Allora era al 7%, oggi al 21%. Pensate, il 21%, un quinto della totale informazione, è riservata alle donne. Lì ci siamo fermati ancora. Le donne risultano nell'informazione che poi porta alla comunicazione ancora molto marginalizzate, sono invisibili. Per esempio, nell'informazione politica hanno una quota del 15%. Nella scienza il 18%, nell'economia non si supera una presenza dell'11%. Cosa significa questo squilibrio? Uno squilibrio palese nella rappresentazione dei generi. Io non parlo di rappresentazione di genere, ma nella rappresentazione complessiva dei generi, perché voi, alcuni di voi, quelli che mi hanno preceduto, hanno parlato della necessità di una comunicazione collettiva, inclusiva, globale. Ebbene, allora noi dobbiamo cominciare a porci il problema di una equa rappresentazione mediatica dei generi. Ciò, questo squilibrio che è evidente, palese, significa che i media interpretano il mondo attraverso la voce e l'opinione degli uomini. Significa che il racconto mediatico è fortemente condizionato dal punto di vista maschile. Manca una visione femminile e ciò rende il racconto mediatico, la narrazione, profondamente lacunosa, deficitaria. È un racconto a metà che non si può più tollerare. Significa che le donne esperte, come è stato detto in precedenza, le opinion leaders, le specialiste, sono invisibili o quasi per l'informazione, sono ancora relegate in un cono d'ombra, di penombra, sono interpellate e consultate, ripeto, con una quota che non supera il 21% del totale. Perché? Perché insisto sulla necessità di raggiungere una par condicio della visibilità dei generi, perché il sistema dell'informazione riveste un ruolo educativo e svolge una funzione sociale nella narrazione della realtà. Quindi il dovere e il diritto di rispecchiare la società nella sua evoluzione, nei suoi cambiamenti, deve trasmettere, i media devono trasmettere un'immagine di donna attuale, moderna, professionale, come è nella realtà, come la donna è oggi. Insomma, adesso per consolarci un po' vi cito invece dei dati recentissimi di un monitoraggio che ha promosso il Corecom Sardegna. A fine settembre noi abbiamo promosso un'iniziativa di monitoraggio sui telegiornali di alcune emittenti sarde. E, come vi ho detto poc'anzi, a livello nazionale le donne hanno una visibilità del 21%, le donne esperte, nei media nazionali. Ebbene, noi invece abbiamo fatto un grande passo avanti in Sardegna, perché il dato che abbiamo registrato nella presenza delle donne nei TG regionali è addirittura il doppio, del 41%. È un dato veramente che ci rivela come i nostri media
almeno una parte dei nostri media, sono virtuosi nella rappresentazione dei generi. Quindi potremo anche adottare la Sardegna come una base di sperimentazione per raggiungere la parità dei generi nella rappresentazione mediatica. Io voglio concludere citando due iniziative che mi hanno colpito molto. Una è una recentissima iniziativa che ha promosso la neo direttrice di Radio 1 Rai, che è Simona Sala, che conoscete tutti, una cronista politica, è stata vice direttrice del TG1, ha fatto tutte le dirette sulle elezioni politiche alla Rai. Ecco, Simona Sala ha di recente, proprio in occasione del 25 novembre, ha lanciato una campagna e un manifesto perché, come si diceva, i convegni, i talk show, gli appuntamenti istituzionali siano sempre fatti e composti da donne e da uomini insieme. Sottolineo, insieme, rappresentando così la realtà per quello che è, rispecchiando la realtà per quello che è. Il diritto di esserci è lo slogan lanciato con questo manifesto. Senza donne non se ne parla. Si legge testualmente nel manifesto: ci impegniamo ad una equa rappresentanza di genere in tutte le trasmissioni, a valorizzare il talento e le competenze delle donne e degli uomini, impegnati egualmente a dare il proprio contributo allo sviluppo civile, sociale e culturale del paese. Concludo davvero invece citando un'iniziativa che è molto vicina a voi e che è stata promossa oltre un anno fa, nel luglio del 2019, dall'Ordine degli Ingegneri Massa Carrara. Ebbene, in quell'occasione era stata anche inaugurata una mostra dal titolo Architette, Architettesse, Architettrici, un titolo splendido che noi, soprattutto il gruppo delle giornaliste legate a Giulia, abbiamo commentato in maniera molto positiva. È un titolo ovviamente provocatorio, perché si sa che nel corretto uso della lingua italiana il termine architetta è il termine corretto, che io vi invito a usare sempre di più, che vi piaccia o no, perché poi le parole così declinate in maniera innovativa ci piaceranno quando entreranno nell'uso comune, quando diventeranno prassi in tutti i nostri linguaggi, registri linguistici. Quindi dicevo, quel titolo ci ha colpito molto, originale e provocatorio, proprio per attirare l'attenzione del tema della parità dei generi, che riguarda donne e uomini allo stesso modo, e che è il tema che oggi avete messo diciamo sul tavolo e al quale io ho partecipato con grande interesse. Vi ringrazio.